In Italia c'erano 6.000 filande. In provincia di Pordenone la principale era quella di San Vito al Tagliamento, di Tapiva, poi diventata Schiavon e poi ancora Defende. Le altre filande erano ubicate ad Aviano, ditta Tamai, a Cordenons, ditta Andrea Galvani, poi passata ad Antonini e Ceresa, poi ancora a Marsilio e Zacchi. A Maniago c'era la filanda della ditta Riccardo Galli, a Spilimbergo le ditte Banfi, già Mongiat, nell'attuale via Filanda Vecchia, e la filanda nuova di via Udine. A Sacile operavano le ditte Sartor, Bagliana, Lacchin, Ballarin e Candiani. A Stevenà di Caneva la ditta Marchi, Chiaradia a Caneva Centro. Una filanda anche a Santa Lucia di Budoia, Pordenone, Centazzo, a Orcenico Inferiore, Antonio Comotti. Quattro erano le filande di Pordenone, Toffoletti, Rosolen, Brunetta e Marcolin. Anche a Porcia e Brugnera c'erano filande. A ridosso del confine dell'attuale provincia di Pordenone, e appena oltre il Tagliamento, c'erano la ditta Frova a Codroipo e la ditta Banfi a Dignano, la filanda Zangrando, sorta circa 50 anni fa a Dazzanello di Paseano di Pordenone. Nel secondo dopoguerra rimasero attive in provincia di Pordenone una quindicina di filande che nel 1950 davano lavoro a circa 2.000 addetti. Chiusero gradualmente i battenti in seguito alla caduta della produzione dei bozzoli. Le ultime filande sono state chiuse nel 1974, mentre nel resto del Friuli le ultime filande sono state in provincia di Udine quella di Bertiolo e quella di Clauiano di Trivignano Udinese, nonché a Gorizia il setificio. Dopo la chiusura dell'ultima filanda nel 1989, anche l'allevamento produttivo del baco da seta viene così a scomparire dal Friuli. Per tutto il Settecento e l'Ottocento e fino agli anni 70 del 1900, l'allevamento del baco da seta e la sua lavorazione per trasformarlo in filati e tessuti ha rappresentato una delle principali fonti di reddito. Tra aprile e giugno il 65% della popolazione attiva del Friuli ne era coinvolto. La millenaria storia del baco da seta e delle filande è oggi in Italia un ricordo per certi aspetti affascinante. Il baco da seta fu conosciuto e allevato in Asia e, più precisamente, secondo l'opinione comune, in Cina. Di qui si estese in Persia, in India, paese dove era allevato dal popolo nominato Seri, da cui prese il nome seta. Il baco arrivò in Europa attorno al 550 d.C. Poiché il baco ha bisogno di una particolare nutrizione, si andò sviluppando anche la coltivazione del gelso, albero di origine asiatica, il cui fogliame è il suo alimento esclusivo. I gelsi, oggi pressoché scomparsi, hanno accompagnato per lungo tempo l'evoluzione del paesaggio della pianura friulano-veneta. In Friuli, per oltre 2 secoli e mezzo, la totalità delle famiglie contadine allevavano i bachi da seta. La vendita dei bozzoli costituiva la prima fonte di entrata per la famiglia contadina. Serviva soprattutto a ricavare i primi soldi dell'annata agraria per l'acquisto dei beni necessari all'abbigliamento della famiglia stessa. I bambini, il giorno della consegna dei bozzoli, ricevevano in premio una bella mangiata di ciliegie. L'impegno era notevole perché il periodo dell'allevamento dei bachi coincideva con la fienagione, la mietitura del grano, la cura del vigneto. Oltre alle persone adulte, venivano impiegati anche i bambini. La foglia del gelso doveva essere raccolta fresca e distribuita a mano sopra i graticci, chiamati letti, e mano a mano che i bachi crescevano di grandezza, venivano occupate altre stanze della casa, spesso anche le cucine e le camere da letto. Tutti i locali dovevano essere tenuti a temperatura costante, circa 23 gradi, per mezzo di stufe alimentate dalla legna, che veniva riservata ai bachi, anziché essere utilizzata per il riscaldamento delle abitazioni durante gli inverni rigidi. Queste attenzioni verso i preziosi vermi furono anche alla base del nome popolare Cavalieri, che venne loro dato proprio per l'importanza con cui venivano trattati. La produzione della seta comincia dalla deposizione delle uova, che nascono dall'accoppiamento tra le farfalle maschio e femmina e che deve avvenire subito dopo l'uscita della femmina dal bozzolo. Le uova restano in ibernazione e, in primavera, da esse vengono fatti dischiudere i piccoli vermetti chiamati bachi, che poi vengono affidati agli allevatori alla fine di aprile, per tradizione il giorno 25, San Marco. Nell'ultimo secolo appena trascorso, i più importanti stabilimenti di produzione seme bachi erano ubicati a San Vito al Tagliamento e a Pordenone,
ma quello di Caneva, della ditta Chiaradia, era certamente il più importante d'Italia, impiegando fino a 700 dipendenti. Prima della loro produzione industriale, molte famiglie contadine facevano nascere i bachi nel dolce calore dei letti umani. La quantità del seme bachi distribuito agli allevatori veniva calcolata in once, equivalenti ciascuna a 30 grammi, che annoveravano 50.000 uova, da cui si ricavava pressappoco un quintale di bozzoli. La vita del baco si svolge in 4 fasi, distribuite in 30 giorni, chiamate dormite, e in ognuna di esse, durante un'apparente immobilità che lo fa sembrare addormentato, il baco cambia la pelle. Nell'ultima fase, la quinta, il baco raggiunge mediamente 9 cm di lunghezza e, dopo un'ultima grande mangiata, comincia ad emettere una bava serica, cioè la seta, impiegando 3 giorni per tessere il bozzolo, nel quale si rinchiude, formato mediamente da 1,5 km di filamento. Per questa tessitura del bozzolo, i bachi hanno bisogno di un supporto appropriato su cui attaccare la bava. A tal fine, sopra i graticci, venivano depositati alcune composizioni a riccio, la cui totalità era chiamata bosco, confezionate con paglia oppure con tralci sottili di rami di vite. I bozzoli, una volta raccolti dal bosco, con una macchinetta venivano puliti dalla spellaia, una fibra bianca e leggera che avvolgeva il bozzolo e che veniva poi filata a parte con la corletta. Una volta pulito, il bozzolo passava alla cernita per scartare quelli incompleti o faloppe, quelli macchiati o deformi, mentre i bozzoli costruiti insieme da 2 bachi, i doppioni, venivano separati per essere lavorati a parte. Per impedire lo sfarfallamento, cioè la fuoriuscita del baco dal bozzolo al momento della sua metamorfosi in farfalla, il bozzolo veniva raccolto e portato agli essiccatoi, dove stufe ad aria calda provvedevano ad essiccare appunto la crisalide prima che essa forasse il bozzolo. Anche quelli forati venivano recuperati come cascami di seta. Gli essiccatoi più importanti erano a San Vito al Tagliamento, Pordenone, Spilimbergo, Sacile, Villotta di Chions. Dopo la cernita e l'essiccazione, i bozzoli passavano alle filande. La prima fase della trattura nelle filande era l'immersione dei bozzoli in apposite bacinelle contenenti acqua calda, che fino al 1850 veniva riscaldata con fornelli a legna. Il filato si otteneva in maniera artigianale, con un numero limitato di fornelli che, insieme agli aspi, venivano azionati a mano ed erano posti generalmente sotto i porticati e tettoie delle corti rustiche. L'introduzione della caldaia a vapore nelle filande segnerà una svolta nella produzione. In provincia di Pordenone, la prima si ebbe a Bagnarola nel 1846, poi a San Vito al Tagliamento, nella filanda Zuccheri nel 1852, quindi via via tutte le altre. Nell'intero Friuli sorgeranno un po' dovunque grandi e medie filande e le ciminiere segneranno il profilo dei nostri centri urbani. All'inizio del Novecento, le piccole filande scompariranno e dagli imprenditori locali si affiancheranno quelli lombardi. I luoghi di maggiore concentrazione erano Caneva, Sacile, San Vito, Spilimbergo, Aviano, Cordenons e Maniago, mentre a Pordenone il settore serico arriverà più tardi. L'operaio filandina, addetta alla dipanatura dei bozzoli e all'annodatura del filo, cioè la filatrice, lavorava con le mani immerse nella bacinella, a contatto con l'acqua a 70-80 gradi di calore, quasi bollente. Le mani venivano lessate, diventavano giallastre e le vesciche e i bruciori provocavano un tormento insopportabile. In filanda il lavoro era stagionale, 6-7 mesi all'anno. Non c'erano tutte le sociali. Le filandine, in friulano chiamate bigatis, affrontavano questo duro lavoro per un salario che nel 1870 era di 1 lira al giorno, cifra inferiore al prezzo di 1 chilo di carne. La paga delle filandine era inferiore del 20% rispetto alle altre categorie, per cui dove c'erano altre industrie come Pordenone e a Cordenons, in filanda si andava solo se in famiglia c'era estremo bisogno. Nel secondo dopoguerra anche le filandine avevano preso coraggio. Esse si batterono per la conquista del nuovo contratto collettivo. In tempi successivi si ottenne anche la parità salariale uomo-donna e la riduzione della settimana lavorativa. Personaggio di spicco a sostegno dei diritti dei lavoratori in quel periodo fu il casarsese Pierpaolo Pasolini.
Per i bozzoli, nel 1948, si ottenne la fatturazione separata, una per il concedente ed una per il mezzadro. Quindi la possibilità di poter disporre subito di denaro ottenuto dalla vendita dei bozzoli da parte della famiglia colonica. Anche nel settore dell'industria serica si verificò un certo sviluppo tecnologico. Nel 1960 venne progettata una bacinella semiautomatica, non più mani di donna rovinate dall'acqua bollente. In queste immagini degli anni 70 possiamo osservare le moderne bacinelle munite di pannelli di saggina per il prelievo del capofilo del bozzolo. Non più mani di donna rovinate dall'acqua bollente. Tuttavia, le cause della caduta produttiva sono diverse e concomitanti. Il declino del settore era segnato. Da un lato, l'affacciarsi impetuoso nel mercato tessile e dell'abbigliamento delle fibre sintetiche e artificiali. Dall'altro, l'importazione di filati di seta già pronti dalla Cina e dall'Oriente, dove vengono praticati 3 cicli produttivi di bozzoli annui, mentre in America Latina arrivano fino a 9 all'anno. Per cercare di impedire la totale scomparsa dell'allevamento dei bachi e delle filande, furono sperimentate molteplici iniziative, nuovi sistemi di allevamento, incentivi per la piantumazione di gelsi più pregiati e per l'ammodernamento delle attrezzature. Nel 1972 anche la Comunità Economica Europea intervenne con un sostegno finanziario. La nostra regione fece una leggina che prevedeva un compenso integrativo sul prezzo di base nazionale dei bozzoli. Anche i sindacati dei lavoratori si prodigarono per salvaguardare il patrimonio industriale e l'occupazione. L'impegno principale fu quello di garantire l'approvvigionamento alle nostre filande della materia prima. Con la nascita del terzo millennio sono scomparsi sia l'allevamento del baco sia le filande. Restano però indelebili le umane fatiche che hanno caratterizzato questo lungo periodo di vita, di lavoro e di grandi sacrifici delle genti friulane nel settore agricolo e industriale.